Come due gemelli siamesi, turismo e cultura sono due realtà che si alimentano a vicenda ed entrambi necessitano di cura e attenzioni. Ecco perché tutte le iniziative messe in campo a loro favore sono fondamentali, soprattutto per Venezia, provincia turistica per eccellenza. L'idea di Open Museum, progetto comunitario da quasi 4 milioni di euro, è di mettere in rete e quindi innovare tecnologicamente i musei dell'Alto Adriatico, vale a dire Friuli, Veneto, Emilia-Romagna e Slovenia, musei che spesso hanno bisogno di adeguarsi ai tempi. Manca l'appeal, perché quando si entra in un museo importante a livello europeo, ci sono dei layout che danno la possibilità di apprendere senza faticare, non ci sono le didascalie scritte in piccolo, 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 che difficilmente riescono a essere lette e attrarre il visitatore. Ci sono delle suggestioni multisensoriali che permettono di colpire il visitatore, in alcuni casi anche in quei sensi che noi ai quali non diamo importanza dal punto di vista museale, come ad esempio l'olfatto piuttosto che l'udito, e quindi attraverso questa immersione del fruitore del bene culturale, del museo in questo caso, a 360 gradi, i numeri in termini di partecipazione di visitatori inevitabilmente crescono. In mancanza di questa capacità di innovazione, quei numeri invece drammaticamente certificano il fallimento delle politiche museali degli ultimi decenni. Noi vogliamo invertire la tendenza con ricadute assolutamente positive anche dal punto di vista economico e turistico per l'intera città e per l'intera provincia di Venezia. Ragionare in maniera interattiva e togliere un po' di polvere dai reperti, questi gli obiettivi per i 13 musei aderenti al progetto, da quello del Mare di Pirano al Castello Estense di Ferrara, dal Museo della Moda di Gorizia a quello di Caporetto. Sono stati ideati 4 percorsi a tema: archeologia, enogastronomia, i siti UNESCO e la Grande Guerra. Piccoli viaggi da poter fare anche in bici, di museo in museo. È stato sicuramente molto stimolante scoprire questi territori, scoprire le enormi possibilità di questi musei e anche dare forma a questi itinerari. È stata sicuramente una soddisfazione. Soddisfazione ancora maggiore sta essendo appunto vedere l'accoglienza che hanno questi operatori nei singoli musei e come si sta svolgendo questo educational che finora appunto è andato benissimo. La provincia di Venezia partecipa a questo progetto dell'Unione Europea col Museo di Torcello, una bella opportunità per modernizzarlo e rilanciarlo. Questo progetto ha consentito, in tempi di ristrettezze economiche importantissime per tutto l'ambito culturale, ha consentito di sviluppare dei progetti pilota in parecchi di questi musei grazie all'utilizzo di nuove tecnologie. In particolare il Museo Provinciale di Torcello disporrà a breve di una serie di attrezzature molto moderne, competitive, innovative, anche che non si vedono in tutti i musei, per garantire l'accesso soprattutto ai giovani, ai bambini, per conoscere le tecniche pittoriche, la tecnica del mosaico piuttosto che quella dell'incisione sul legno, della scultura, attraverso queste nuove tecnologie. Saranno veramente delle attrezzature e delle modalità applicative da conoscere, da provare, ecco. Certo, su Torcello c'è ancora molto da fare. L'assessore alla cultura Raffaele Speranzon ha le idee chiare, ma serve anche la collaborazione di altri soggetti. Il problema serio è quello dell'accessibilità dell'isola. Noi sappiamo che è un'isola scarsamente antropizzata, ci sono poche persone che ci vivono, però il numero delle corse e soprattutto il costo del servizio di trasporto pubblico per raggiungere l'isola rischia di inibire in particolar modo alle famiglie la fruizione non solo del Museo di Torcello, del Museo Provinciale di Torcello, ma anche della Basilica e del Campanile di Torcello, che vogliamo ricordare rappresentano
il primo segno di civiltà veneziana, e quindi andrebbero tutelate, difese e anche promosse attraverso politiche del trasporto diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi. Il primo passo comunque è fatto. Da offline, Torcello sta passando online. Non male per un'isola che ha più di 1000 anni.